un tamponamento, la lite con l'altro automobilista, il malore e poi il dramma. Così è morto un uomo di 77 anni nella serata di ieri, 4 gennaio, al Policlinico San Matteo di Pavia. Come riporta il quotidiano La Provincia Pavese, l'uomo si era sentito male dopo una lite, in seguito a un incidente, con il conducente di un furgone. L'automobile guidata dal 77enne di Pavia e il furgone si sono tamponati nel pomeriggio del 4 gennaio su una strada provinciale alla periferia di Dorno, in provincia di Pavia, in Lomellina. I due automobilisti sono scesi per verificare i danni ai mezzi e hanno iniziato a discutere in maniera molto animata. Il 77enne, che abitava ad Alagna Lomellina, comune italiano di 822 abitanti della provincia di Pavia, in Lombardia, si è improvvisamente accasciato sull'asfalto. Il conducente del furgone, invece di fermarsi per soccorrere l'uomo, è risalito sul mezzo per poi allontanarsi. Non è ancora chiaro chi abbia dato l'allarme, ma poco dopo gli operatori del 118 sono intervenuti sul posto. Viste le condizioni disperate dell'anziano, l'uomo è stato caricato sull'ambulanza in direzione dell'ospedale, dove i medici hanno tentato in tutti i modi di salvarlo. In serata, purtroppo, le sue condizioni sono peggiorate ed è morto. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i carabinieri di Pavia che hanno avviato le indagini per ricostruire l'episodio e risalire al conducente del furgone, che potrebbe ora rischiare la denuncia per omissione di soccorso. Gennaio 2021.